Nel recupero del 17° turno di Serie A all'Olimpico, la Lazio è fermata sullo 0-0 dal Verona e manca il sorpasso all'Inter. Tante le occasioni da una parte e dall'altra, i biancocelesti possono recriminare per i due pali colpiti da Luis Alberto. Per la Lazio è il 17° risultato utile consecutivo in campionato. Inzaghi eguaglia il record di Eriksson. Chiuso il capitolo Abidal, in casa Barcellona se ne apre subito un altro, ancora più delicato, legato a Leo Messi. Lo screzio social con il DS segue altre scelte del club che non sono piaciute all'argentino, a partire dalla cessione di Neymar fino alla cacciata del tecnico Valverde. A Barcellona iniziano ad avere paura che Messi possa decidere di andare in un'altra big col giocatore che potrebbe esercitare davvero quella clausola che gli permette di liberarsi a costo zero a fine stagione. I 4 gol presi contro il Sassuolo hanno minato le certezze della Roma, che domani torna in campo nell'anticipo di campionato contro il Bologna. Fonseca, che deve fare i conti con i problemi di formazione, si è assunto le proprie responsabilità, ma ha anche mandato un messaggio agli arbitri. In parte sento un accanimento nei confronti della Roma. In Italia gli arbitraggi non sono uguali per tutti. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TMV News. Avete sentito nei titoli, parliamo di campionato ma anche di mercato, con grandi nomi che scaldano i cuori dei tifosi e stuzzicano la fantasia di tanti tifosi non solo in Italia ma in giro per il mondo. Ne parliamo qui in studio con Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo. Ciao Tommaso, buonasera. Ben trovato anche Lorenzo Di Benedetto. Ciao Tommaso e buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, ben trovato anche a te. Partiamo allora con la Lazio nel recupero del turno di campionato, 1-0-0 casalingo contro l'Hellas. Ovviamente il rammarico da parte di Simone Inzaghi, di mister Inzaghi, è stato tanto nel post gara. Un'occasione persa, Raimondo, possiamo dirlo, anche di superare seppur momentaneamente l'Inter. Quale aggettivo possiamo dare alla gara della Lazio? Beh, c'è secondo me grande delusione e rammarico, sì, perché questa Lazio, che forse nella sua lunga striscia di vittorie consecutive, 10, ha anche ottenuto qualche vittoria meritata, cosa che avrebbe meritato ieri sera col Verona, 24 tiri, due pali, ma un dominio pressoché incontrastato anche nel finale. Il portiere del Verona è il migliore in campo sulla conclusione di Luis Alberto a botta sicura. La Lazio ci ha provato davvero fino alla fine e sarebbe stati 3 punti fondamentali anche dal punto di vista psicologico, ritrovarsi davvero davanti all'Inter, ritrovarsi a meno di una vittoria della Juventus avrebbe fatto la differenza per crederci, per continuare ad alimentare il sogno. Non che la Lazio adesso sia così distante, però è chiaro che resta un'occasione fallita, quella di ieri, un passo avanti dal punto di vista del gioco rispetto al derby, anche se poi con la spalla abbiamo visto comunque una grande Lazio. Di fronte a una squadra sicuramente più organizzata rispetto alla spalla, l'Hellas Verona, meglio messa in campo. Quest'anno la squadra di Juric sta facendo soffrire tutti e ha giocato bene, secondo quelle che sono le sue possibilità, anche nella serata di ieri, però sono senza dubbio 2 punti persi. Cioè ieri la Lazio doveva vincerla, doveva ritrovarsi a -2 dalla Juve, doveva ritrovarsi davanti all'Inter, e spero per la Lazio che non abbia adesso un contraccolpo psicologico, perché paradossalmente è un pareggio che non ci sta, è un pareggio che adesso la Lazio dovrà smaltire il più in fretta possibile. Chiedo una breve considerazione anche a Lorenzo Di Benedetto. Questo passo falso, definiamolo così, della Lazio, a tuo avviso è un incidente di percorso o denota ancora magari qualcosa che manca in questa squadra per competere poi alla fine con certezze affermate come possono essere la Juventus o l'Inter? Allora, sicuramente la Lazio ieri è stata sfortunata, se andiamo a vedere, proprio ad analizzare la partita in quella che è stata, perché comunque sia i due pali di Luis Alberto, grandi interventi di Silvestri, però è una Lazio che forse dal mercato poteva e doveva fare qualcosa in più. Perché? Perché la stagione è ancora lunga, i punti sono pochi di distanza dalla Juventus, sono tanti di vantaggio dalla Champions League. Non ci dobbiamo dimenticare che la Lazio continua a dire che l'obiettivo è quello di andare in Champions League, e quindi, come ha detto Acerbi ieri sera, è un punto in più guadagnato sulla zona Champions League. Detto questo, è vero che la Lazio non avrà le coppe e Inter e Juventus le avranno, però è una Lazio che è sembrata arrivare con il fiato corto, non per quello che abbiamo visto e per le occasioni create, ma perché per esempio Caicedo e Immobile ieri non sono stati i Caicedo e Immobile che abbiamo visto contro la SPAL. Quindi giocare 3 partite in una settimana ha dimostrato che la Lazio aveva probabilmente bisogno di qualcosa. Ci ha provato la Lazio, perché con Giroud, Tare ci ha provato, e come, lo ha detto anche Inzaghi, che avrebbe fatto molto comodo ai biancocelesti.
Credo comunque che sia una Lazio ancora in corsa. Sarà molto fondamentale vincere la prossima partita per riprendere subito il discorso, perché, e torno alla tua domanda, quello di ieri secondo me è stato soltanto un incidente di percorso. Citato le parole di mister Inzaghi, adesso invece sentiamo le parole di Vincenzo D'Amico ai microfoni di TV Radio proprio sul pareggio della Lazio. Un punto in cascina. Ieri, cioè la Lazio non ha giocato come aveva giocato con la Spal o come aveva giocato con la Sampdoria e come tante altre volte, però c'è da mettere che dall'altra parte C'è una c'era pressione, sì. una Merito del signora Verona. squadra con buoni giocatori, con un ottimo allenatore, e quindi ci sono, la Lazio ha trovato delle difficoltà. Il pressing asfissiante del Verona ha portato benefici. Diciamo che la Lazio non ha avuto, tolto Luis Alberto, che probabilmente ha giocato anche quasi ai suoi livelli, i quattro grandi, vabbè, il Correa non c'era, però Milinkovic ha sofferto un po' la gara, Immobile non ha avuto se non una volta grandi occasioni, quindi direi che merito del Verona se la Lazio ha pareggiato solamente, non c'è dubbio, però un punto in più in cascina. Ecco qua, un punto in più in cascina secondo Vincenzo D'Amico per la Lazio. Raimondo De Magistris, per chiudere anche la questione Lazio, dobbiamo fare comunque anche complimenti, no? Alla squadra avversaria, in questo caso l'Hellas, che si sta dimostrando sicuramente una squadra diversa da quelle che potevano essere le aspettative, no? D'inizio stagione. No, è la sorpresa, la vera sorpresa di questa Serie A, più del Cagliari, più dell'Atalanta, perché se torniamo indietro alla fine del mercato estivo, l'Hellas era per tutti la maggiore indiziata a retrocedere. Rachmani, Kumbulla, Gunther, oggi ne parliamo tutti molto bene di questi giocatori, ma al 2 settembre era per tutti il peggior reparto arretrato della Serie A. Amrabat non lo conosceva nessuno, era una squadra che aveva chiuso Stepinski nelle ultime ore di mercato perché mancava di un attaccante, e invece Juric è davvero straordinario. Mi sembra il degno erede di Giampiero Gasperini, non solo per come interpreta tatticamente le partite, tatticamente le due squadre sono molto simili, la difesa a 3, i due trequartisti alle spalle della prima punta, ma anche per l'intensità di questa squadra in campo per tutti i 90 minuti e per le idee chiare quando c'è da ripartire. Complimenti alla società perché ha messo a disposizione dell'allenatore dei giocatori, dei giovani, ad esempio, penso a Kumbulla, che è un classe 2000, l'unico difensore 2000 a giocare in Serie A, che nessuno pensava potesse giocare a questi livelli, però complimenti soprattutto all'allenatore perché ha fatto a Verona un piccolo miracolo. Allora, chiudiamo il capitolo biancoceleste andandoci a sentire queste brevi dichiarazioni di Zeman, rilasciate qualche giorno fa in occasione della premiazione della panchina d'oro a Coverciano. Sentiamo e vediamo Zeman. Purtroppo l'ho vista nel derby non l'ha mai vista la palla, mi ha fatto male, male, male. Però se in 16 partite non perde una, vuol dire che c'è qualche cosa. È normale che la Lazio prima aveva dei vuoti e non riusciva a essere competitiva in tutte le partite. Oggi l'ha trovata. Cambiamo argomento adesso e occupiamoci di Leo Messi, questa volta non per le sue magie in campo, ma perché clamorosamente, possiamo dirlo, potrebbe lasciare il Barcellona con qualche mese, con un anno di anticipo. Allora ecco che tutte le big in giro per l'Europa, chissà, potrebbero iniziare a pensarci in questi giorni, in queste ore. Innanzitutto, Raimondo De Magistris, cerchiamo un attimo di ricostruire che cosa è successo. Abbiamo sentito anche nei titoli l'ultimo screzio con il DS del Barcellona, Abidal, che è l'ultima goccia probabilmente che sta facendo traboccare il vaso. Sì, tutto parte da un'intervista di Eric Abidal a Sport, quotidiano catalano, direttore sportivo del Barcellona, torna sull'esonero di Valverde. Abidal dice chiaramente che Valverde viene fatto fuori dalla squadra, da una squadra che non lo seguiva più, da una squadra che con Valverde non si allenava. Dichiarazioni che a Barcellona Leo Messi non prende benissimo. È il capitano del Barcellona che conta non tanto al Barcellona, di più, decide di fatto quella che è anche la politica societaria, chiede ad Abidal di fare i nomi, cioè chi sono i giocatori che non hanno seguito Valverde.
Da lì, nella giornata di ieri, grande caos e confusione. Si pensa all'immediato licenziamento di Abidal, la prima idea della società, anche del presidente. Poi c'è un confronto e Abidal resta clamorosamente, per certi versi, in sella, perché dopo essere stato destituito da Leo Messi, il passo quasi obbligato sembra quello. In realtà Abidal resta contro la volontà di Messi, che non l'ha presa benissimo, che sta comunque valutando la possibilità di andar via la prossima estate. Non è scontato, non è semplice, le percentuali di una sua permanenza a Barcellona fino a carriera. Ha il contratto 2021, ma c'è questa, esatto, questa opzione alte, per andare però, via prima. Esatto, però lui ha una clausola nel suo contratto a scadenza 2021 che gli permetterebbe di liberarsi a zero. E sarebbe un colpo clamoroso per un giocatore che evidentemente guadagna di più, il più pagato al mondo, però non pagare il cartellino sarebbe davvero un affare per tutti. E quindi è chiaro che adesso tutti i club che possono permetterselo, e sono pochi onestamente, per quello che è il suo ingaggio da 39 milioni di euro netti a stagione, potrebbero farci un pensierino, perché la novità è che Messi in questo momento in prima persona sta valutando l'addio a fine stagione. Ecco, possiamo vedere anche la pagina di tuttomercatoweb.com con una delle opzioni che potrebbero venire fuori, ovvero la Juventus. Perché Raimondo? Perché come hai detto tu, ci sono pochi club in giro per il mondo, no? Che possono, dieci, potrebbero permettersi, ne abbiamo dieci, segnati. Quindi 10 sono molto pochi, però due in Italia, la Juventus e l'Inter. Perché, in parole povere, i tifosi della Juventus possono sognare eventualmente questo giocatore? Perché parliamo del club che ha vinto di più in Italia, parliamo del club italiano più forte che c'è in questo momento in Italia, perché parliamo di una società che punta a vincere la Champions League e che quindi darebbe a Messi la possibilità di continuare a lottare ad altissimi livelli. Ovviamente questo sarebbe un colpo possibile solo se a fine stagione la Juventus decidesse di divorziare da Cristiano Ronaldo, ma qualora dovesse verificarsi questa opzione, questa ipotesi, di fatto il colpo Messi sarebbe apparecchiato, perché la Juve si libererebbe di un ingaggio da 30 milioni di euro netti a stagione. Messi magari chiederebbe qualcosa in più, è vero, però non devi pagare il cartellino e quindi anche economicamente sarebbe un colpo fattibile per la Juventus. Di contro c'è il fatto che se Cristiano Ronaldo resta, Messi non arriva non solo per la acerrima rivalità, ma anche perché economicamente a quel punto non sarebbe un acquisto possibile. Però la Juve è sicuramente tra le 10 società che potenzialmente possono permettersi Messi. Cristiano Ronaldo, scusate, Leo Messi alla Juventus o forse all'Inter? Ne parla anche Vincenzo D'Amico, sempre ai microfoni di Tiambo Radio, sentiamo. Sarebbe affascinante vedere in una squadra italiana tutte e due. È più probabile, insomma, che io non conosco i problemi di bilancio dell'Inter, se ne ha tra l'altro. Quindi l'Inter avrebbe la possibilità di prenderlo, e l'Inter, cioè, metti pure Messi, lì diventa un problema per le altre. Io rimango del parere che mi piacerebbe molto vedere tutte le domeniche giocare Messi nel campionato italiano. Molto più di quello che mi piace per vedere Ronaldo, insomma. Io sono messiano, quindi io voto Messi. Chissà, Messi alla Juventus, all'Inter, una fantasia di mercato. Meno fantasia, Lorenzo Di Benedetto, potrebbe essere rivedere Pogba alla Juventus. Ne abbiamo parlato più volte, anche nel corso delle scorse settimane, però è arrivata un'ulteriore apertura da Manchester con il giocatore scontento, le parole del suo procuratore Mino Raiola, che ha detto: io non ho costretto il Manchester a ricomprarlo. È davvero finita l'avventura del francese con lo United? Ma io penso di sì, ma soprattutto per il semplice fatto che il Manchester United adesso non è un club che merita, tra virgolette, di avere Pogba in rosa, perché di fatto dopo l'addio di Alex Ferguson è stato un Manchester United sempre a rincorrere quella che è la sua storia. Però di fatto non siamo più abituati a vedere il Manchester United tra le primissime di Premier League, praticamente sempre fuori dal discorso titolo per quel che riguarda proprio la Premier. Unica nota positiva, quell'Europa League vinta da José Mourinho sulla panchina dei Red Devils con Ibrahimovic che si era appena infortunato, però nella stagione di Ibrahimovic al Manchester United. Però Paul Pogba, uno dei migliori centrocampisti al mondo, campione del mondo in carica con la Francia, che sarà assoluto protagonista anche all'Europeo che si disputerà da giugno in poi, è difficile vedere ancora un Pogba con la maglia del Manchester United. Dall'Inghilterra rimbalzano le voci del fatto
fatto che lo stesso Pogba abbia detto ai suoi compagni sì, andrò via perché qui non sono contento, e quindi di fatto quando cominciano ad esserci queste voci sempre più insistenti, lo sappiamo che poi alla fine il giocatore ottiene sempre quello che vuole. Ma un fondo di verità c'è sempre. Esatto, vediamo se sarà davvero la Juventus. È chiaro che la Juventus debba fare una strategia da qui a giugno per cercare di rinforzare una rosa, e rinforzare una rosa come quella di Juventus non è assolutamente facile. Dipende da chi partirà, dipenderà da chi, da quale sarà la zona del campo della Juventus avrà più bisogno, però sicuramente c'è l'ipotesi che Pogba possa tornare in Serie A. Sì, anche perché poi lo sforzo economico sarebbe sicuramente rilevante. Ributtiamoci sul campionato perché domani è già il tempo di tornare in campo per la Roma nell'anticipo di campionato contro il Bologna. Ha parlato il tecnico Fonseca in conferenza stampa, possiamo vedere la pagina di Tutto Mercato Web, eccola qua. Arbitraggio in A non uguale per tutti, quindi Raimondo, ecco subito l'attenzione si sposta dal campo e si torna sulle polemiche feroci, dobbiamo dire, polemiche arbitrali che hanno contraddistinto gli ultimi giorni. In 30 secondi che cosa ha voluto dire Fonseca, anche se il messaggio è abbastanza chiaro? Sì, era un riferimento a quanto accaduto in Sassuolo-Roma, perché è chiaro che qualche errorino c'è stato, però dobbiamo dirlo, nella stessa conferenza stampa Fonseca dice non abbiamo perso per gli errori arbitrali. Ha assunto le sue responsabilità. Sì, ha detto abbiamo perso per errori tecnici della squadra, ma anche tattici miei. Ho messo male la squadra in campo e ci siamo ripresi solo nella ripresa, ma evidentemente era già troppo tardi. Quindi è chiaro che c'è stato riferimento all'arbitro perché è stato punzecchiato più volte durante la conferenza stampa, però la conferenza stampa di oggi di Fonseca è stato soprattutto un mea culpa per quanto accaduto col Sassuolo. Qualche certezza in meno per il tecnico giallorosso dopo il KO contro il Sassuolo, però non sembra avere particolari dubbi Zeman su questo allenatore. Lo andiamo a sentire, il tecnico boemo, sempre da Coverciano, sull'allenatore giallorosso. Un po' di anni fa, alla domanda chi è l'allenatore giusto per la Roma, non mi scordo la sua risposta, disse nessuno. Può essere invece Fonseca l'allenatore giusto? Vabbè, ma può essere di tutto, io ripeto, la Roma è particolare, in più da quando c'è la società, da questa società è molto più difficile lavorare. Ci ho lavorato sia ai tempi di Sensi, che era una cosa, sia ai tempi di questa società, che era tutta un'altra cosa. Insomma, la Roma con il Bologna per continuare la corsa Champions, una corsa parallela con l'Atalanta per la qualificazione alla prossima Champions League. Atalanta in corsa, che andrà in questo turno di campionato su un terreno difficile come quello di Firenze contro la Fiorentina. Sentiamo che cosa ha detto Giampiero Gasperini, sempre da Coverciano, proprio sul campionato, sulla corsa Champions e sulla corsa parallela proprio con la Roma. Credo che lo scudetto quest'anno mai come quest'anno sia aperto. La Juventus rimane la squadra favorita, però Lazio e Inter hanno tutte, col passare del tempo, se si arriva magari un po' più in là e le cose sono ancora così, può succedere di tutto. Mister, questi ultimi risultati con il Genoa con la spalla sono un piccolo segnale, se la preoccupano un po', no? Questo è un campionato difficile, un campionato molto equilibrato, sarà ancora più difficile nel girone di ritorno perché tante squadre sono rinforzate e tutte hanno cercato di fare qualcosa di più. Credo che la classifica e le partite saranno ancora più complicate, più equilibrate nel girone di ritorno. Noi come tutte non riusciamo sempre ad avere una continuità, però 8 giorni fa abbiamo vinto una grande partita a Torino, le altre 2 precedenti in Italia avevamo fatto delle ottime gare con Parma e Milan, e la difficoltà del campionato che riguarda tutti. Tra 2 settimane arriverà la sfida con la Roma, sarà quella fondamentale per il discorso Champions in chiave quarto posto? In questo momento sì, ma la classifica, ci sono ancora troppe partite, possono rientrare squadre importanti che sono dietro, Milan su tutte, anche il Napoli e poi così le altre che sono tutto sommato a distanza ancora raggiungibile. Allora, in conclusione, in 30 secondi, Lorenzo Di Benedetto, in questo turno di campionato, in attesa poi dello scontro diretto proprio tra le due squadre, il turno più agevole sulla carta ce l'ha la Roma, che gioca in casa col Bologna, invece l'Atalanta, come detto, va a Firenze contro la Fiorentina. Secondo te, a tuo avviso, ad oggi il borsino di queste due squadre, chi è la favorita ad oggi per arrivare prima in campionato?
Secondo me l'Atalanta, perché ha dimostrato di essere più continua della Roma. È stata una Roma positiva in questa prima parte della stagione, non potrebbe essere altrimenti, perché comunque il solco tra il quinto e il sesto posto è anche merito dei giallorossi, che insieme all'Atalanta sono riuscite non a tenere il passo delle prime tre, ma a tenere un passo più accelerato rispetto a tutte le altre. Vedo l'Atalanta più consapevole dei propri mezzi rispetto alla Roma, più squadra e più in là nel ciclo, perché la Roma di fatto ha ricominciato tutto quest'anno, e in più dalla parte della Roma ci dobbiamo mettere anche tanti infortuni che stanno penalizzando la stagione, quindi se devo dirla mia, ad oggi Atalanta favorita sulla Roma. Atalanta che ovviamente scenderà in campo sapendo già il risultato della Roma, chissà, vedremo se sarà un vantaggio o meno. Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Grazie a te. Grazie ovviamente anche a Raimondo De Magistris. Grazie a te. Grazie a tutti voi per averci seguito, un buon proseguimento di serata.